Ciao amici di Music Off, benvenuti in questo nuovo video in compagnia di Alberto Lombardi. E Mick. Io sono Michele da Tomassone Roma. Oggi con una Atkin Essential D, uno strumento eccezionale della casa inglese di Canterbury, che abbiamo il piacere di avere oggi e che Alberto ha il piacere di suonare. Già ce l'ha comunicato più di una volta che insomma questo Assolutamente, strumento strumenti eccezionali, eccezionali. eccezionale. Allora, Alberto, hai già fatto un piccolo intro. Tre Sì. accordi. Che ti dice questa chitarra immediatamente come risposta? Come... Non ti chiedo tanto la risposta timbrica, adesso vorrei partire un attimo dal feeling con te dello strumento. È una chitarra da... sicuramente ci puoi fare qualsiasi cosa, ma mi viene da cantarci una canzone, cioè una di quelle chitarre che se ci canti sopra ti avvolge, ti accarezza, perché è molto profonda, molto morbida. Come nella tradizione di tutte le Dread, fondo e fascia in Mogano, vuole essere una chitarra molto presente. Che fa chiaramente un bel tappeto a un cantante, Sì, giustamente, sì, e sì. che tende a essere equilibrata perché il Mogano sappiamo che più o meno cerca di restituire una risposta naturale dello strumento in modo che Certo. non copra con nessuna frequenza la voce, Poi sì, essenzialmente. non volevo neanche ridurla soltanto a quel tipo di applicazione, però mi viene spontaneo perché è così, è Certo, una coperta, è una chitarra coperta. io Facciamo do. vedere, dai, facciamo Falla un vedere, io intanto piccolo... fornisco un attimo la scheda tecnica dello strumento. Parliamo chiaramente di uno strumento di alta gamma, tutto massello, fondo e fascia in mogano, top in abete, top torrificato così come il brazing, manico mogano, tastiera e ponte in ebano. Come da tradizione Martin a cui si ispira, questa essenzialmente vuole essere una D18 pre-war, vuole essere un modello anteguerra delle Dread della tradizione americana folk, Leggerissima. Binding leggerissima come tutte le Atkin. Queste tavole molto 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 leggere. eccezionale che forse non si vede così un po' Il da binding, prova a farlo lontano. vedere Ci riprovo, ma è veramente in stupendo. celluloide così come il battipenna. Ah, ecco, a proposito, parliamo di un brand che lavora a livello veramente eccezionale con tutti i materiali che utilizza, a partire dai legni ma anche ai dettagli, cioè binding e battipenna su tutti gli strumenti Atkin, ove presente binding in celluloide. E il battipenna è sempre in celluloide, se no potrebbe essere un binding chiaramente in legno, difficilmente in plastica, ecco Sì. proprio. Quindi parliamo di strumenti veramente, veramente incredibili. Io fossi in te, insomma, farei un'altra suonatina, poi magari ne parliamo, Ok. ricordando anche comunque a tutta la community che ci fa sempre veramente tanto piacere se nei commenti scrivono 3-4 aggettivi per definire lo strumento timbricamente, esclusivamente Sì, timbricamente. com'è il Con suono? aggettivi, esatto, intendo, che ne so, morbido, profondo, bright, crispy, tutti quelli che sono gli aggettivi. Usate anche tutta la fantasia che volete per sbizzarrirvi in questo gioco. E poi sarebbe bello poi vedere, no, tra tutti gli aggettivi che vengono fuori, se ci sono essenzialmente dei pareri che concordano da una parte o dall'altra Certo, magari se riguardo lo strumento concordano con i o nostri con i nostri. aggettivi creativi che Certo. tra poco Vai. sciorineremo. Proviamo a fare un esperimento, a suonare una cosa con due atteggiamenti diversi. Non so se ti ricordi, Friday Night in San Francisco c'erano Paco de Lucía e Aldi Meola, quindi Come no? due strumenti e due esecuzioni completamente diverse. Uno suonava questo. Con il plettro è una grande definizione delle singole note, mentre Paco, con una chitarra classica, però comunque con le unghie, eccetera, suonava una parte più flamencata. E le due esecuzioni tirano fuori due caratteristiche di Due questo voci strumento. diverse. Mi è venuto subito in mente di farlo appena l'ho suonata, perché risponde veramente tanto alla sollecitazione. Cioè, se la suoni con il plettro, è brillante, a fuoco, profonda nelle basse. Se la suoni invece con le dita, io ho un po' di unghie, diciamo, acriliche, quindi sintetiche, ma uso molto anche il polpastrello, viene subito fuori la seta. Sì, Esce sì, sì. subito. Quindi diciamo che dinamica e versatile sono già due aggettivi che possono in qualche modo Sì. star dentro questo strumento.
bellissimo. Se si cambia proprio voce con dinamica, intendo una dinamica particolare, perché non solo la dinamica, diciamo, dell'intensità del suono che esce fuori, andando più decisi o meno decisi con il plettro o con le dita che siano. Intendo proprio che il suono varia rispetto a come lo strumento viene sollecitato. Esatto. Era esattamente il mio point. Was exactly my point. Cioè, con il plettro assume delle caratteristiche di brillantezza, di attacco, di decisione, invece con le dita o le unghie diventa subito più morbida e più setosa. Sì, sì. Bello, veramente un bello strumento. Veramente molto bello questo strumento. Yeah. Io ricordo a tutti quelli che ci seguono di venire in negozio, sia a Roma che a Bologna, per provarle. Noi le abbiamo a disposizione per tutti, sempre. Per chi ha la curiosità di mettere le mani su strumenti come questi, noi siamo sempre a disposizione. Vi ricordo inoltre di lasciare nei commenti 3-4 aggettivi che secondo voi in qualche modo definiscano questo strumento. Certo. E chiuderei con un ultimo jingle. Suonaci qualcosa? Sì, volentieri. Mi sembra anche, mi è venuto in mente un brano che ne descrive anche la suonabilità, perché in realtà sono strumenti anche estremamente comodi. Sì, ecco, parlami un po' di questo, perché magari tu che hai le mani sullo strumento riesci a apprezzarlo meglio adesso rispetto o a me o a chi ci segue. Assolutamente settati per suonare, come dico sempre, cioè ci sono due settaggi, il settaggio per far suonare la chitarra e il settaggio per correre. Io in genere metto il settaggio per correre, il preset corridore. Questa chitarra è settata comunque altina, quindi per ottenere diverse sfumature di dinamica e di timbro, ma è comunque assolutamente stracomoda, cioè se uno vuole... ci vuoi correre, ci riesci a correre nonostante l'altezza delle corde. Molto morbida la tensione anche delle corde, dovuta probabilmente alla leggerezza dei legni e alla scala leggermente più corta. Bel sustain. Sì, sì. L'abbiamo detto tante volte, comunque nella costruzione dello strumento, nelle tensioni di uno strumento, diciamo, mentre che tu parli ancora non è, continua. Non è solo la corda, non è solo l'action, è anche quello, chiaramente, fa certo parte della tensione dello strumento, ma lo strumento ha sempre una tensione intrinseca, che è la tensione costruttiva dello strumento. Assolutamente. La scelta dei legni, della lavorazione dei legni. E quindi essenzialmente tutte queste Atkin che noi abbiamo avuto tra le mani hanno questa caratteristica qui. Hanno proprio una caratteristica di essere leggere, morbide, suonabili, ma con una risposta immediata, una dinamica eccezionale. Ok, facciamo un jingolino, dai. Stupenda. Non mi resta che ringraziarti, Alberto, ancora una volta. Grazie Mike, grazie a tutti voi di seguirci, e ricordatevi, lasciate nei commenti 3-4 aggettivi, ok? Per descrivere il timbro dello strumento. Alla prossima. Alla prossima.